Inizia una settimana importante per il Catania, con il direttore generale Monaco e i suoi collaboratori intenti a costruire una squadra in grado di poter primeggiare nel prossimo campionato di Lega Pro. Bisogna intanto scegliere l'allenatore, nelle ultime ore sembra essersi allontanata Uteri, fresco reduci dalla promozione in Serie B con il suo benevento. Per quel che riguarda i calciatori invece arrivato George terzino sinistro che potrà tornare certamente utile al nuovo tecnico. A tal proposito, si valuta se trattenere Nunzella o meno tra i più positivi, quantomeno nella prima parte della passata stagione. Per il resto, la dirigenza sembra avere le idee abbastanza chiare. E i prossimi giorni ci daranno certamente di più su quella che sarà la composizione della nuova rosa. Oltre a viaggianti, la Catania sembra ormai vicinissimo alla portiere Pisseri della Monopoli e quindi il mosaico va pian piano componendosi. Novità in vista anche per l'imminente campagna abbonamenti che sarà lanciata con prezzi popolari che mirano a riavvicinare la tifoseria dopo alcuni anni particolarmente difficili insomma in seno alla team rossa azzurro si sta lavorando lacrimente per non lasciare nulla al caso tenute d'occhio le importanti scadenze del prossimo 24 giugno e quella successiva del 30 di fine mese date entro le quali bisognerà perfezionare il pagamento delle aspettanze arretrate ai calciatori nonché l'iscrizione alla prossima stagione agonistica